Il Natale è la nascita al cielo per noi, è la venuta di Cristo che ci consente di nascere in Lui, che prende possesso di ciascuno di noi. L'avvento in cui noi siamo è un avvento di penitenza nell'attesa del Signore. Ed è in questo clima che dobbiamo ancora vivere. Chiediamo al Signore il fuoco di Elia, il fuoco dell'amore, che bruci i nostri peccati. Ne abbiamo tanti nella coscienza. Chiediamo il fuoco divoratore, perché il nostro peccato sia consumato in oblazione a Dio. Ma chiediamo il fuoco dell'amore con cui abbracciare gli altri, perché Cristo è venuto per tutti. Ecco allora il binomio di questa mattina, ed è la penitenza per i nostri peccati e l'amore verso il prossimo. Distruggere il nostro io, il nostro peccato, e amare i fratelli e le sorelle, perché in loro c'è Cristo Signore, e questo è il comandamento del Padre, il comandamento del Figlio e anche il comandamento dello Spirito che ci viene donato. E all'insegna di questo binomio, distruzione del nostro io e amore verso il prossimo, che noi iniziamo questa liturgia penitenziale, chiediamo al Signore la distruzione dei nostri idoli interiori, la distruzione del nostro peccato di egoismo e l'amore verso gli altri. L'amore che ci fa una cosa sola con gli altri, in Cristo Signore. Chiediamo al Signore di diventare veramente Chiesa, pura, santa e immacolata, che si lascia purificare dal fuoco dello Spirito del suo Sposo Divino, Gesù. O fuoco divino dell'amore, o fuoco di Elia, o fuoco di Cristo, noi ti invochiamo questa mattina, brucia il nostro peccato, brucia le nostre miserie, brucia tutte le nostre infermità spirituali e fisiche. O fuoco dello Spirito Santo, vieni, vieni a bruciare, ma vieni anche, o fuoco dello Spirito, a mettere fiamma dentro il nostro cuore, per incendiare il mondo dell'amore, perché noi possiamo amarci gli uni gli altri contro le forze del male che non vogliono l'amore, contro il nostro egoismo che non vuole l'amore. Vieni, o Spirito Santo, distruzione del mio peccato e del mio egoismo, e fuoco di vita, perché io possa vivere con gli altri e negli altri per Dio. Fuoco che consuma, ti presentiamo tutte le nostre legna, tutti i nostri peccati, tutti i nostri egoismi, tutte le nostre sensualità, tutte le nostre ire, tutto ciò che inquina la nostra vita, fuochi che consuma, vieni. Fuoco dello Spirito, liberami.
sacrata della parola di Dio. Scenditi per me, per gli abitanti di Babilonia. Spada di Dio, scende sugli indovini, ed essi impazziscono. Spada, scende sui geprodi, ed essi si impauriscano. Spada, scende sui cavalli e sui carri, su tutta la gentaglia che in essa diventano come donne. Spada, scende su di tutti i saccheggiati. Spada, scende sulle acque, ed essi si prosciugano. Scendi, spada del Signore, parola del Signore, e distruggi il male che è dentro di noi, il male che è in tutta l'assemblea dei figli di Dio. Purifica, o Signore, col fuoco dei fonditori, con la lescivia della lavandaia. Signore, spacca con la spada della tua parola tutte le situazioni, in modo che tutto il peccato sia consumato, in modo che tutto ciò che c'è di immondo in noi, in questa assemblea, sia consumato. Manda il tuo fuoco, Signore, vieni, vieni, Signore. Che lava il mio peccato, lavami. Acqua che lava il mio peccato, lava la mia mente, lava il mio cuore, lava i miei sensi, tergi il mio corpo. Acqua divina, scendi a lavare. O fuoco di Dio, brucia. O acqua di Dio, lava, perché io sia mondo davanti a te. Fuoco del fonditore di scivie da lavandai, vieni a rendere pure l'anima mia, il mio corpo. Scendi in questa assemblea l'acqua di Dio e lava, lava la coscienza di tutti questi figli di Dio presenti qui in questo luogo. Acqua del Signore, vieni, lava questa assemblea in questa piscina probatica, in questa piscina zambillante. Lava, acqua di Dio, tutti i nostri peccati. Detergi le anime nostre, i nostri corpi, perché noi possiamo offrire un'oblazione a monte al Signore. Fuoco di Dio, brucia. Acqua di Dio, lava. Spada di Dio, spacca la mia anima e, penetrando, liberami da ogni peccato, da ogni peccato occulto. Spada di Dio, vieni, vieni e manda via le forze del male. Spada di Dio, vieni in questa assemblea e separi il male dal bene, cacci il male da noi, o spada di Dio, annienti il male che è in mezzo a noi, o spada di Dio, in modo che questa assemblea purificata, separata,
lavata, posti inneggiare a te e offrire a te un'oblazione monda. Spada del Signore, libera il mio cuore. Spada del Signore, libera il mio cuore. Brucia il mio peccato, brucia il mio peccato. Passa in mezzo a noi, la tua acqua ci purifichi, o Signore, il tuo sangue preziosissimo ci lavi, o Signore, che nessuno resti indifferente davanti alla tua parola, davanti a questo invito che oggi, adesso ci fai, invito alla penitenza, alla conversione. Brucia dentro di me un idolo, Signore, ogni infedeltà. Vieni, o fuoco di Dio potente, scendi su di noi. Signore, il fuoco divoratore è sceso su di noi e l'acqua che lava ogni peccato è scesa su di noi. Ti chiediamo, Signore, di lasciarci bruciare, di lasciarci lavare, di lasciarci trafiggere dalla spada della tua parola, perché sia parato il bene e sia lasciato fuori lontano il male. Vieni, o Signore Dio, vieni dentro di noi. Ecco, o Signore, che è sgorgata dal tuo seno la sorgente d'acqua pura e noi siamo stati lavati. Ecco il fuoco che ha bruciato il nostro cuore e noi siamo infiammati di amore. Ecco la spada che è penetrata nel profondità dell'anima nostra e ha fatto germogliare il bene. Ha messo in nudo il bene che è in noi, la tua presenza divina che è in noi. E adesso, Signore, noi siamo come dice la Scrittura, un popolo eletto, popolo santo, di sacerdoti e re. Noi adesso proclamiamo il messaggio del Signore. Noi adesso siamo in grado di tributare a Dio una lode perenne, perché noi siamo il popolo eletto, quello che Lui si è scelto
per cantare la sua lode. O Dio onnipotente, purificaci dei nostri peccati e per questa celebrazione penitenziale rendici degni di partecipare alla Santa Eucaristia. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Dio che hai guidato San Giovanni della Croce alla santa montagna che è Cristo, attraverso la notte oscura della rinuncia e l'amore ardente della croce, concedi a noi di seguirlo come maestro di vita spirituale per giungere alla contemplazione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando sono venuto fra di voi, io non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione, e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti. Rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando.
non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni e gli altri. Parola del Signore. È la festa dell'amore, è un cammino di amore. È un cammino verso le nozze eterne che sono sulla cima del monte. Questa è la vita cristiana. Che tante volte non comprendiamo. Noi restiamo a valle. Restiamo a valle. E non sentiamo il richiamo della montagna, della nostra sublime vocazione, e a valle regna la morte, una vita sciatta e poi la morte. La vita è nell'alta montagna che dobbiamo salire, la vita è nell'amore. E Gesù è venuto a portare l'amore, è venuto a prenderci con sé e a portarci in alto verso la montagna di Dio, perché a questa dimora eterna in alto siamo stati chiamati. Nell'inno cristologico della lettera agli Efesini è segnata la nostra vocazione. Fin dal tempo eterno, fin dall'eternità, in Lui, in Cristo, ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto, per essere lode della sua gloria. Riconosci, o cristiano, la tua dignità. Non sei stato chiamato a vivere qui sulla terra, ma la tua patria è il cielo. Di là sei venuto e là devi ritornare. È una chiamata generale a lasciare la valle, questa valle di pianto, questa valle dove ci assoffiamo gli uni gli altri per spartirci i beni della terra. È la chiamata all'Eden, ritornate all'Eden. Vi ho mandato mio figlio, dice il Padre. Vi ho mandato il nuovo Adamo, perché egli vi raccolga in sé e vi riconduca all'Eden, di dove siete partiti. Ritornate all'Eden, alla mia dimora, dove mi vedrete e gusterete la mia amicizia. Gusterete il mio amore. Oggi è la festa di San Giovanni della Croce, che con i suoi libri scuote la coscienza dei fedeli, perché riconoscono questa sublime chiamata, la chiamata alla santità. Alla santità siamo chiamati tutti.
secondo il nostro stato, ma siamo chiamati tutti alla santa montagna dove abita Dio. Siamo chiamati tutti. È un cammino duro, ma è un cammino a cui tutti siamo chiamati, pur nello stato di vita in cui ci troviamo. Questo grande santo, illuminato dallo Spirito, ci ha lasciato quattro opere meravigliose in cui traccia il cammino verso la santa montagna, la salita al Monte Carmelo, il cammino della perfezione, la fiamma dell'amore, il cantico dell'amore. Ma è già Gesù che nel Vangelo ci parla di questo amore meraviglioso. Basta scorrere le pagine del Vangelo per comprendere l'amore di Cristo per noi uomini. Ma è una delle pagine più belle, forse la più penetrante, è quella che abbiamo letto. È una delle pagine più profonde della vita nello Spirito, è quella che abbiamo letto nella prima lettura. Ci vengono offerte due pagine meravigliose. Ecco cosa dice il Signore: io vi ho dato l'amore, il mio comandamento è che vi amiate gli uni gli altri, come conseguenza dell'amore che io vi porto. Ma per amarvi tra di voi dovete amarvi in me. Rimanete nel mio amore. Se rimanete nel mio amore, allora osserverete il comandamento del Padre, che è quello di vivere nell'amore. Tutto si svolge in un clima nuziale. La vita cristiana ha il sapore della vita nuziale, della vita sponsale. Il matrimonio umano, l'amore umano, il fidanzamento umano sono soltanto dei segni di una realtà più grande. Tra noi e Dio c'è un fidanzamento, c'è un amore, c'è un matrimonio, c'è una vita nuova. E questa è la realtà. I fidanzamenti umani, l'amore umano, il matrimonio umano è un segno di questa realtà superiore. Non restiamo assorbiti nel segno, ma dal segno eleviamoci alla realtà, quella vera, quella duratura, quella eterna, perché noi siamo nati dall'amore eterno di Dio. La nostra vita si consuma nell'amore di Dio, ed è per questo che ci dobbiamo amare, perché siamo diventati una cosa sola in Cristo Signore, dove risiede l'amore del Padre. Qui entriamo nella sapienza nascosta agli uomini, ma rivelata dallo Spirito Santo ai suoi amici. Tra i perfetti parliamo di una sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, una sapienza rivelata dallo Spirito, ed è in questa vita in cui domina la sapienza di Dio che noi dobbiamo scendere un momento per comprendere l'ebbrezza della vita a cui siamo stati chiamati. Noi che ragioniamo come galline in questo mondo e ancora non abbiamo preso le ali delle aquile per volare in alto e per camminare in alto. Noi che ragioniamo sulla terra beccando il concime,
o beccando col concime i granelli, e non ci sappiamo elevare alle cose più alte e più pure a cui il buon Dio ci ha chiamati in Cristo Gesù. Cosa dice il Signore? Le sue parole vengono scolpite dentro il nostro cuore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Voi siete miei amici. Ecco, Dio ci chiama amici. Gesù venuto dal Padre ci chiama amici. Qui si tratta di un'amicizia profonda, dove non ci sono barriere, dove c'è comunione di vita. Voi siete miei amici, gli amici di Dio. Fratelli e sorelle, non dobbiamo trasalire di gioia quando Dio ci dice: voi siete i miei amici. Quando Gesù, Figlio del Padre, Creatore e Signore, ci dice: voi siete i miei amici. Però siete i miei amici se condividete il mio progetto di amore, se rimanete nella volontà del Padre mio, come io resto nella volontà del Padre mio. Voi non siete più servi, non siete più estranei, ma siete miei amici. Il servo, l'estraneo, non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché ciò che ho udito dal Padre mio, io ve lo comunico. Non c'è tra noi nessun segreto, c'è una tale comunanza di vita, di pensieri, di cuore, che ci diciamo tutto, perché siamo amici. La vera amicizia è quella di Dio con gli uomini. Gesù ci chiama amici, siete miei amici. Tra noi regna l'amore. Un amico non tradisce l'altro amico. Un amico vero dà la propria vita per l'altro amico. Io ho dato la mia vita per voi, perché vi ho amato. Mi sono sacrificato per voi e mi sacrifico ogni giorno per voi, perché io vi amo. C'è amicizia tra me e voi. Voi siete i miei amici. Ma io voglio un'amicizia volontaria. Non siete amici per forza, ma siete amici miei se voi volete, se voi aderite, se voi dite sì all'amore. Il mio è un amore sconfinato, che arriva alla morte e arriva all'Eucaristia. Io sono morto per voi, perché eravate tutti dannati, ma io vi ho fatto rivivere in me che sono Dio, perché vi ho amato, e non voglio perdere nessuno di voi. Io ogni giorno vengo qui su questo altare per darvi che cosa? Il mio corpo. Mi sono fatto cibo per voi. Nell'amore umano si dà il corpo, ma questo corpo non si consuma, non diventa vita. Invece il mio corpo e il mio sangue io lo do a voi, perché voi viviate in me e io vivo in voi. Nessuno al mondo può realizzare questa unione così intima e così profonda. Diventiamo unità, perché c'è il vero amore, l'amore che sulla terra non si può realizzare. Lo realizzo io, come io e il Padre siamo una cosa sola, nello Spirito Santo, nell'amore. Così c'è questa unione tra voi e me, e anche ci deve essere tra di voi, perché in noi
c'è soltanto l'amore. Padre, Figlio, Spirito, voi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. Non ci possono essere divisioni, come non c'è divisione tra me, il Padre e lo Spirito. Siamo una cosa sola. Dovete vivere l'amore. L'amore è luce, l'amore è vita. A questo noi siamo stati chiamati. Vi ho chiamato i miei amici. E allora se siete amici, chiedete nell'amicizia quel che vorrete. Potrete chiedere tutto nella linea dell'amore e il Padre mio ve lo darà, ve lo concede. Però il mio comando è questo. Io sono l'amore venuto sulla terra e vi comando, amatevi gli uni gli altri. La vita è nell'amore. Nessuno vi inganni, nessuno vi inganni. Superate tutti gli ostacoli, ricostituite l'unità tra di voi, superate tutte le barriere, bruciate tutte le scorie, lavatevi, purificatevi, lasciatevi bruciare, ma rimanete uniti nel mio amore, perché nel mio amore è la vita. Questa è la sapienza del Vangelo, questa è la sapienza dello Spirito. Rimanete uniti in modo che il mio pensiero sia dentro di voi. Abbiate un solo pensiero, che sono io, Cristo. Abbiate un solo cuore, un solo amore, che è lo Spirito Santo. Qui è la vita. E a questo che siete stati chiamati, popolo diviso, popolo che razzola ancora sulla terra, che non riesce a mettere le ali, io ti chiamo da salire la santa montagna, ti invito a salire questa mattina la montagna del Carmelo, come Elia, mangiando il mio pane e bevendo il mio vino, per darti forza. Ma lasciando tutto ciò che ti è di peso, perché coi pesi sulle spalle non si può salire. Cammina, cammina, giorno dopo giorno, sali giorno dopo giorno, attraverso le balze, arriverai alla santa montagna. Tu attraverserai anche la notte oscura dell'anima, la notte dei sensi, la notte dello spirito. Queste notti sono inevitabili, le prove sono inevitabili. Per questo io ti purifico con il fuoco, metto la spada dentro di te per separare il bene dal male. Per questo io ti lavo continuamente nella notte, perché i tuoi occhi vedano nella luce, perché il tuo cuore si libera da ogni legame, perché tu possa camminare avanti verso la cima della montagna, perché è là che si prepara il grande banchetto. Su questo monte io preparo un banchetto di vini prelibati, di cibo succolente, un banchetto meraviglioso, è il banchetto delle nozze eterne, che non finiranno mai, della felicità e della vita, perché io sono il Dio della gioia, il Dio della felicità. E siccome io sono l'amico vostro, quello che è mio lo comunico a voi, perché quello che godo io lo godiate anche voi. Questa è la nostra vocazione. Fratelli e sorelle, non perdiamo di vista la nostra sublime vocazione, non perdiamo tempo a discorrere tra di noi, ma lasciamoci fare dal Signore, lasciamoci lavare, purificare, lasciamoci potare dalla cesoia, dalla spada del Signore e camminiamo avanti, amandoci gli uni gli altri, tenendoci per mano. Non ci possono essere divisioni tra di noi, perché non hanno senso, è soltanto il nemico che ci divide, ma l'amore di Dio ci unisce. Non lasciamoci imbrogliare da tanti nostri ragionamenti. Siamo una cosa sola in Cristo Gesù,
In noi abita un solo pensiero, quello di Cristo. Ogni altro pensiero deve essere bandito. Un solo pensiero, quello di Cristo, che pensiero di verità. Un solo cuore e un solo amore, l'amore dello Spirito, in un cuore unito, che è il mio cuore, che abita in me. Rimanete nel mio cuore, chi esce dal mio cuore trova la morte, perché soltanto nel mio cuore è la vita. Fratelli e sorelle, è la giornata dell'amore, è la giornata della vita, è la giornata di Dio. Lasciamoci persuadere dalle parole di Gesù: rimanete nel mio amore, amatevi gli uni gli altri, salite alla montagna, perché io preparo per voi un grande banchetto. È dura la strada, non temete, è dura la strada, perché è una strada in salita, ma tenetevi per mano gli uni gli altri, lasciate la valle e camminate l'uno congiunto con l'altro, fatevi forza, i miei angeli sono con voi, camminate, salite, io vi attendo nella grande montagna, dove c'è una grande pianura, proprio sulla vetta, dove vi attendo al banchetto eterno, alle nozze eterne, all'amore consumato, all'amore che non ha fine, all'amore che è la vita, perché la vita è nell'amore, è nell'amore, è nell'amore, tutto il resto è nulla. Amen. In quel giorno mi chiamerai marito mio. Marito ne abbiamo uno, noi la sposa, il marito è uno, Dio. Nelle scritture, in Osea, Dio si va a chiamare marito. Tu sei la mia sposa, io sono tuo marito. Non mi chiamerai più padrone, ma marito mio, ed io ti chiamerò mia sposa. E allora cantiamo un canto di amore, tutte lì in piedi, tenendoci per mano. Ed io vi dico, non separatevi gli uni dagli altri, perché voi siete il mio corpo. Non separate le mie membra, non smembrate il mio corpo, non fatemi male. Ogni volta che vi separate gli uni dagli altri, voi dividete il mio corpo, voi separate le mie membra, ed io mi faccio male. Voi siete il mio corpo, restate uniti gli uni agli altri, nel posto che io vi ho indicato. Questo è il mio messaggio di amore. Non distruggete il mio corpo, non separatemi, non sbranatemi, io sono il vostro Dio. Restate uniti a me, ed io vi resterò uniti sempre. Resterò unito a voi, chi dimori in me, io dimoro in lui, e tutti insieme saremo una cosa sola con il Padre. Conservate l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Sopportate la vicenda con amore e siate mansueti e pazienti gli uni con gli altri, in modo che siate degni della vocazione che avete ricevuto. Un solo corpo, un solo spirito, una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Fratelli e sorelle, il messaggio del Signore è il messaggio all'unità.
e nell'unità che la vita è in Cristo Gesù che troveremo la vita. Sopportiamoci a vicenda gli uni con gli altri, perdoniamoci a vicenda, ma non separiamoci. Chi si separa dal corpo trova la morte, come il traccio che viene potato. È nell'unione alla vita, che i tralci trovano la loro vitalità e il loro frutto, ma il traccio che non è attaccato alla vita viene buttato fuori, si seccherà, e gli angeli santi verranno, li prenderanno questi tralci secchi e li butteranno nel fuoco. Nessuno vi inganni, non vi inganni la vostra mente, non vi ingannino gli altri, e nell'unità che avrete la vita. Io vi amo, sopportate la vicenda, amate la vicenda gli uni gli altri come io vi ho amato, e vivete, popolo mio. Io non voglio la vostra morte, voglio la vostra vita. Amen. Amen. Vediamo se ci canteranno il canto del sorriso. Sorride, la gioia, chi è con me riceve la gioia. Sorridi, sorridi, perché Gesù ti ama, perché Gesù ti vuole, perché Gesù di Nazareth è qui in mezzo a te. Sorridi, perché Gesù ti ha liberato da ogni male, perché in questo momento Gesù ti ama e ti libera. Il canto è spagnolo, venezuelano. Sorria, perché Gesù ti ama, perché Gesù ti chiede. Mettiamoci tutti in piedi. Abbiamo cantato con amore all'amore eterno che è diventato lo sposo nostro. Abbiamo lo sposo in mezzo a noi. Quando fu rimproverato a Gesù che i suoi discepoli mangiavano, bevevano, cantavano, mentre i discepoli di Giovanni facevano digiuno, penitenza, si spose Gesù. Quando lo sposo in mezzo agli amici, quando la sposa è con lo sposo, non c'è posto per il digiuno e per il pianto, c'è posto per la gioia e l'allegria. Ora lo sposo è in mezzo a loro e la sposa canta. Fratelli e sorelle, ogni tanto sentiamoci la sposa del Signore, ogni tanto sentiamoci uniti nella casa del Padre in un banchetto di nozze, e dimentichiamo tutto, dimentichiamo la casa di nostro padre e di nostra madre, dimentichiamo i nostri affari, siamo nella casa del Signore, tutti insieme alla festa di nozze. Lo sposo è uno, la sposa siamo tutti. Alleluia. Alleluia. E adesso preghiamo, preghiamo gli uni per gli altri, solleciti gli uni per gli altri, perché possiamo ballare, possiamo camminare. Abbiamo bisogno di ballare con lo sposo perché siamo in un banchetto di nozze, ma abbiamo bisogno di camminare per salire la santa montagna. E allora ci sono tanti in mezzo a noi che sono infermi, non ce la fanno, tanti che sono ammalati nell'anima e nel corpo. Nell'esercito di Dio, come detto nelle scritture, non ci sono più zoppi, non ci sono ciechi, non ci sono sordi. Tutti dicono stiamo bene. Così deve essere per noi questa mattina. Nessuno deve sentirsi escluso, nessuno deve sentirsi ammalato, ma tutti dobbiamo dire io sto bene, perché il Signore è qui in mezzo a noi. Comunque preghiamo per i presenti e per gli assenti, perché la grazia di Dio risanatrice scenda in mezzo a noi.
perché la gioia di Dio risplenda ancora sui nostri volti, anche in mezzo alle pene, perché la pace del Signore si rifaccia in mezzo a noi, perché tutti tenendoci per mano possiamo benedirci e camminare cantando dietro lo sposo che ci porta su in alta montagna verso il banchetto eterno. E allora preghiamo gli uni per gli altri. Signore Gesù, che come medico divino sei venuto a guarire gli infermi, tu che lavi nel tuo sangue i nostri peccati, perché sei venuto per noi peccatori e per ridarci la vita. Signore Gesù, sei qui questa mattina in mezzo a noi, pronto ancora a fare il medico delle anime nostre, pronto ancora a liberarci dai nostri peccati, pronto ancora a risanarci delle nostre ferite. Oh Gesù, noi ti invochiamo questa mattina, risani i nostri infermi, ripulisci le nostre piaghe, rimargini le nostre ferite, risanaci, oh Signore Gesù, nell'anima e nel corpo, e noi ti seguiremo. Io, Signore, ancora Signore, ci sono tante persone che si raccomandano alle nostre preghiere, ci sono case disperate, tanti tumorati che sono in fase terminale, tanti che debbono subire interventi. Signore, ti preghiamo per tutti questi casi gravi che sono stati deposti nei nostri cestini. Ti preghiamo per tante famiglie disagiate, senza lavoro, e per tante famiglie dissestate. Signore, vieni incontro a tutte queste preghiere. Sono le madri che chiedono per i figli che chiedono per i genitori. Signore, ascolta il grido di coloro che gemono ed esaudisci le preghiere che ti facciamo qui questa mattina, in questo giorno. Ti ringraziamo poi, Signore, che tu hai toccato tante persone, hai dato nuovo vigore e nuova gioia a tante persone, hai acceso nuove speranze in tante persone che si sentivano come morte, e tu hai perdonato. Hai perdonato una donna adultera, ci sono i connotati che non diciamo. Figlia, sei caduta, rialzati, tu ti senti sporca, senti le vesti immonde, confessati e ritornerai più bianca della neve e non peccare più. Per due donne, c'è una donna che medita di fare l'aborto. I medici le hanno detto che è bene che si faccia l'aborto, perché il figlio è malato. Non credere, continua, sorella mia, e vedrai che un bel bambino sarà sulle tue braccia, bello e vegeto. Il frutto del tuo grembo è frutto di peccato, non liberarti. Io benedico non il tuo peccato, ma il frutto del tuo grembo, perché è mio figlio. Conducelo avanti, io avrò cura di te, mi prenderò cura del bambino, non sopprimerlo, è mio figlio. Ecco, io tocco il tuo fegato ingrossato, rifai gli esami, vedrai transaminasi, bilirubina e altri così elementi
che ritorna alla norma, perché io ti ho toccato. Il Signore ancora dà la vista degli occhi che si erano annebbiati ad una donna qui presente, e adesso vede chiaramente, perché in questo momento il Signore illumina i suoi occhi. Se la persona è qui presente può anche identificarsi. Benedici il Signore, figlia, perché il Signore ha ascoltato la tua supplica. E anche tu che ti lamenti per le cadute dei capelli, non temere, io rifarò la tua chioma. E anche a te che hai rudito, offeso, perché hai avuto un'otite che ti ha prodotto sordità, anche a te apri le orecchie, ma ascolta la mia parola, perché penetri dentro il tuo cuore e tu possa camminare nella luce della mia parola. Ecco, tocco ancora la tua schiena, ti fa tanto male. Questa mattina non volevi venire, ma adesso sei qui, con la schiena che ti fa male. Ma in questo momento io tocco la tua schiena, tocco anche la parte, l'osso cervicale che ti faceva male, e tocco ad un'altra persona la zona sacrale. Tutte queste tre persone che sono qui presenti si sentono come investite da un tocco divino e subito si sentono bene. Signore Gesù, tu vuoi guarire tante persone, vuoi fermare un cancro, vuoi toccare un cuore nelle coronarie, tu vuoi guarire il sangue di una persona che è infetta, ma vuoi che noi preghiamo. Signore, noi preghiamo per tutte queste care persone che attendono ancora guarigione e tu la darai. Pregate, pregate gli uni per gli altri per essere guarite. Ecco, fratelli e sorelle, chi di voi si è sentito toccare dal Signore può venire a rendere testimonianza, a meno che non vogliate alzare la mano in questo momento e dire grazie Signore perché mi hai guarito. O adesso, oppure alla fine della messa, potete rendere testimonianza sulla verità di quello che è stato proclamato. Alleluia. Canto numero 52. Vi siete mai chiesto perché dopo l'incensazione dell'altare si incensa tutto il popolo? L'incenso si offre a Dio. Quando i cristiani nelle persecuzioni venivano invitate ad offrire l'incenso agli idoli o alla statua dell'imperatore, si rifiutavano, perché l'incenso si offre a Dio, è il riconoscimento della santità, e venivano martirizzate. Come mai allora noi ci incensiamo gli uni gli altri? Perché siamo santi. È santo l'altare, sono santi i sacerdoti, siete santi voi. A questo punto il diacono, anticamente, rivolto all'assemblea, diceva: fuori i cani, fuori i catecumeni, fuori i peccatori, restino i santi. Per cui noi siamo santi in questo momento.
partecipiamo della santità di Dio. Ecco perché la nuvola dell'incenso si spande qui in mezzo a noi, come su questo altare, perché tutti siamo coinvolti nel clima della santità e della preghiera. Gli angeli in cielo avevano le coppe dove ponevano l'incenso e il profumo delle preghiere dei santi. Ecco il profumo della preghiera, adesso deve salire al Padre in questo momento, e io vi inviterò a pregare, o fratelli. Ma prima di invitarvi a pregare, ci è stata data una parola. O Dio, ti sei ricordato di noi, non hai abbandonato coloro che ti amano. Cioè il Signore dice che si è ricordato di noi e non ha abbandonato nessuno di coloro che lo amano, perché il Signore è qui in mezzo a noi. E adesso preghiamo come il Signore ci comanda. Siamo in un clima di alta preghiera. Pregate, fratelli.